Perfetto, buongiorno a tutti, vedo che state entrando. Io sono Claudia Salvi, la coordinatrice dello Europe Direct Roma Innovazione. Praticamente abbiamo organizzato questo evento insieme allo Europe Direct di Siena, che ringrazio per averci offerto questa possibilità. Praticamente questo è un secondo evento di uno precedente che avevamo organizzato lo scorso anno, il 24 ottobre, dove avevamo però trattato il tema dell'attuazione della direttiva per la riduzione dell'uso della plastica monouso. Invece ci eravamo lasciati in occasione di quell'evento con la promessa che ne avremmo organizzato un secondo evento, però questa volta dove avremmo focalizzato di più l'attenzione sulla riduzione dell'uso della plastica monouso. Quindi innanzitutto ringrazio tutti i relatori per averci offerto questa possibilità oggi. Alcune comunicazioni di servizio. Voi vi siete registrati attraverso la pagina di Eventi PA dedicata all'evento. Alla fine di questo evento renderemo disponibili sia la registrazione del webinar, ma anche tutte le presentazioni che vedrete nel corso della giornata, e in più, dopo qualche giorno, riceverete un attestato di partecipazione. L'attestato di partecipazione lo riceverete solo dopo che voi avrete però scaricato, compilato il questionario di valutazione. Intanto vi racconto un attimino di quelle che sono le prossime attività in programma come Europe Direct Roma Innovazione. Voglio dirvi che la novità di quest'anno di questo evento è che l'evento è stato inserito nell'ambito della Settimana Verde Europea. L'intervento successivo da parte della dottoressa Claudia De Stefanis, responsabile della comunicazione della rappresentanza in Italia dell'Unione Europea, si soffermerà in particolare a raccontarci un pochino che cos'è questa Settimana Verde. In programma abbiamo ancora un ciclo di tre webinar su populismo e crisi della democrazia rappresentativa nell'Unione Europea. Anche questo ciclo è organizzato in stretta collaborazione con i docenti dell'Università di Siena. E qui abbiamo tre tappe. Il 22 ottobre, chiedo scusa, abbiamo erroneamente indicato le 10 sulle slide, ma in realtà alle 9:30, perché abbiamo deciso di estendere un pochino il tempo di fruizione. Questi webinar infatti dureranno 2 ore, dalle 9:30 alle 11:30. Quindi la prima tappa è su capitalismo, democrazia e integrazione europea, un'equazione a troppe incognite. Il secondo evento, che si terrà il 29 ottobre, invece tratterà il tema Il popolo ha sempre ragione, Demos versus sovranazionalità europea. E il terzo evento si terrà, quello conclusivo, il 12 novembre, e tratterà i nemici della democrazia liberale nello spazio europeo. Atlantico. Così come avete fatto per questo evento, dovete accedere alle singole pagine dedicate all'evento e procedere alla registrazione. Un'altra attività importante che verrà avviata il 19 ottobre, di cui non disponiamo ancora il link, ma lo renderemo visibile tra qualche giorno sul sito europa.formez.it, è una consultazione pubblica che stiamo organizzando sul discorso della Presidente von der Leyen innanzi al Parlamento europeo che si è tenuta lo scorso mese. Questa consultazione sarà aperta per 3 settimane, dal 19 ottobre al 6 novembre 2020, ed ha una duplice, finalità. Innanzitutto raccogliere quelle che sono le vostre considerazioni su quello che è il discorso della von der Leyen e quindi sulle future priorità della politica dell'Unione Europea, che però vi verranno restituiti con un webinar finale in cui, dopo un attento esame da parte dei professori di Siena, arriveremo a cercare di capire qual è un po' il polso, qual è il sentimento della popolazione rispetto alle future priorità dell'Unione Europea.
L'altra finalità di questa consultazione è quella di redigere un report da consegnare poi alla rappresentanza in Italia della Commissione europea per far sentire la voce dei cittadini rispetto a quelle che sono le politiche dell'Unione. Ancora vi ricordo che noi abbiamo alcuni strumenti informativi come il nostro focus web europa.formez.it che contiene informazioni su politiche, scadenze, eventi di interesse per tutti i cittadini. Completano questo focus varie banche dati che vi farò vedere tra un attimo. Innanzitutto abbiamo una sezione documentale dove potete trovare alcune guide utili come la guida ai finanziamenti europei, la guida come si presenta una proposta di progetto nell'ambito dei fondi diretti. Poi abbiamo una sezione in alto nella barra blu dove potete invece consultare la nostra newsletter mensile. La newsletter mensile vi può essere anche inviata al vostro indirizzo di posta elettronica, però dovete registrarvi. Tra un attimo vi faccio vedere, ecco, sempre sulla pagina, sull'home page del Focus Web Europa, come vedete nel secondo quadratino, che forse è un pochino più piccolo, c'è la possibilità di iscrivervi alla nostra newsletter e quindi di riceverla poi comodamente nella propria email. Vi segnalo pure che noi abbiamo un account Twitter. Questo account Twitter viene anche utilizzato da noi per mandare le informazioni relative ai nuovi bandi che vengono pubblicati quotidianamente dalla Commissione europea, così come è di recente apertura un canale YouTube. Nel canale YouTube potete trovare anche le registrazioni dei webinar che abbiamo organizzato, diciamo, nelle puntate precedenti su vari temi, finanziamenti europei, politiche europee e così via. Ancora noi abbiamo due banche dati, le banche dati dei finanziamenti diretti e la vera novità è che oltre ad avere la banca dati degli strumenti finanziari del periodo 2014-2020, cioè di quello attuale, abbiamo già messo in linea la banca dati dei finanziamenti che sono previsti per il futuro periodo di programmazione dal 2021 al 2027, però è da valutare che le schede che sono state compilate all'interno di questa banca dati sono in realtà basate sulle proposte di decisioni che attualmente sono ancora in fase di discussione presso l'Unione Europea. Man mano che queste proposte verranno adottate dall'Unione Europea e quindi diventeranno vere e proprie decisioni, la banca dati verrà aggiornata diciamo per renderne poi un prodotto definitivo. Vi ricordo che noi siamo a vostra disposizione attraverso uno sportello informativo che prima era in presenza, ma ora ormai in tempo di Covid lo stiamo offrendo online. Quindi se inviate una mail a europedirect@formez.it avete la possibilità di avere un appuntamento online con noi. In più, come vi dicevo prima, abbiamo l'account Twitter, abbiamo un call center telefonico e poi abbiamo l'informazione. Informazioni sull'Europa la forniamo attraverso tre focus web del Formez: europa.formez.it, programmicomunitari.formez.it che dà delle informazioni specifiche sugli strumenti diretti dell'Unione Europea e in più con le notizie dello Europe Direct noi alimentiamo anche un terzo canale del Formez che è il canale dedicato all'innovazione digitale che è appunto igov.formez.it e poi sempre abbiamo questo nuovo canale YouTube al quale potete registrarvi e quindi accedere a tutte quelle che sono i webinar e altro materiale che abbiamo preparato nel corso della nostra attività. Noi siamo Europe Direct ormai dal 2013, quindi abbiamo un po' di materiale che abbiamo messo a disposizione dei nostri utenti. Mi fermo qui, non voglio togliere ulteriore spazio ai relatori e ora lascerei la parola alla dottoressa Claudia De Stefanis, responsabile della comunicazione della rappresentanza ita in Italia della Commissione europea, che ci farà così un saluto introduttivo e ci parlerà anche un attimo della settimana verde europea. Buongiorno. Claudia, ecco Claudia, perfetto. Mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo. Perfetto.
Allora, buongiorno a tutti. Come indicato appunto da Claudia Salvi, questo webinar si inserisce nella Settimana Verde dell'Unione Europea, che quest'anno è stata spostata dalla primavera all'autunno e quindi in realtà sarà la prossima settimana, dal 19 al 22 ottobre, e ha come tema la natura e la biodiversità. Considerate le circostanze, sarà una settimana interamente virtuale con un evento di lancio a Lisbona e poi una conferenza ad alto livello in cui sarà presentato lo stato della natura 2020 e poi una serie appunto di eventi collaterali che sono come quello appunto che stiamo realizzando oggi, quindi webinar in tutta Europa. E dopo l'adozione a maggio della strategia per la biodiversità per il 2030, sulla biodiversità per il 2030, questa settimana intende proprio incentrarsi su aspetti collegati alla biodiversità, quindi in particolare il contributo che la biodiversità può dare alla società e all'economia, il ruolo che può svolgere per la ripresa e quindi in termini di crescita e di occupazione sostenibili. E poi, più in generale, il modo in cui le politiche dell'Unione Europea possono contribuire a proteggere e a ripristinare la natura. Di fatto, la situazione attuale, la pandemia da coronavirus, ci ha reso consapevoli, dello stretto collegamento che c'è tra gli ecosistemi e la nostra salute, e quindi, diciamo, ha evidenziato la vulnerabilità delle nostre società e anche quanto questo impatto durerà a lungo, però in qualche modo sta anche preparando il terreno, questa crisi ci sta anche offrendo l'opportunità di preparare il terreno per una nuova normalità, all'insegna di due parole un po' abusate che sono resilienza e sostenibilità. E questo percorso in realtà l'Unione Europea l'ha iniziato prima della crisi con il Green Deal europeo. Questa tabella di marcia adottata a dicembre 2019 verso un'economia circolare ha impatto climatico zero, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. E quindi il Green Deal è la risposta dell'Unione Europea a minacce che rimarranno comunque anche quando ci saremo lasciati la crisi sanitaria alle spalle, quindi i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e l'eccessiva dipendenza dalle materie prime. E per contrastare queste minacce, la crisi non ha fermato lo sforzo dell'Unione Europea e al contrario, diciamo, è sempre più evidente quanto crescita economica e competitività possono essere sostenibili a lungo termine soltanto se affrontiamo le sfide ambientali. A questo proposito, due sono i documenti che sono stati adottati in questo periodo e che sono rilevanti. Il nuovo piano d'azione per l'economia circolare e la strategia per la biodiversità, e sono due temi che sono strettamente collegati tra di loro. L'esempio più evidente è l'impatto che i rifiuti di plastica hanno sulla fauna, soprattutto marina, e come questo impatto abbia anche attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e favorito una presa di coscienza collettiva che ha poi portato all'intervento, per esempio, sulla plastica monouso. E quindi per guidare la transizione verde voluta dal Green Deal dobbiamo accelerare sul tema dell'economia circolare, facendo in modo che i prodotti che sono immessi sul mercato dell'Unione Europea siano sostenibili. Quindi dobbiamo focalizzarci su quei settori in cui diciamo, il potenziale di circolarità è alto, come per esempio gli imballaggi. E rivedere le politiche, riorientare le politiche in materia di rifiuti, mettendo in primo piano, in cima alla lista delle priorità, la prevenzione, quindi evitare che i rifiuti si formino, se ovviamente quando si formano, individuare i modi per trasformare i rifiuti in risorse, quindi assicurare che l'Unione Europea abbia un mercato ben funzionante per le materie secondarie. E questo è un po' il punto, perché se non facciamo tutto questo, le stime ci indicano che nel 2040 avremo 29 milioni di tonnellate di plastica nei nostri mari, quindi saranno addirittura triplicate le quantità di plastica nei nostri mari. E
È evidente che non si può stare a guardare senza agire, ma bisogna intervenire con delle soluzioni, quindi cambiare il modo in cui appunto produciamo e consumiamo, quindi inserire una maggiore circolarità, in particolare stiamo parlando della plastica, nella catena del valore della plastica. E per questo motivo è stata adottata dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, una strategia sulle materie plastiche e lo scorso anno una direttiva sulla plastica monouso, di cui abbiamo parlato appunto nel webinar svolto lo scorso anno, che riguarda il 70% dei rifiuti che si trovano sulle spiagge europee. Siamo in questo momento in fase di trasposizione, quindi l'Unione, la Commissione europea sta anche al lavoro per aiutare gli Stati membri a ridurre il consumo di plastica monouso e uno dei primi passi è favorire l'utilizzo della plastica riciclata e quindi assicurare almeno il 25% di materiale riciclato, per esempio nelle bottiglie in PET entro il 2025. Inoltre stiamo promuovendo l'alleanza circolare per la plastica per assicurare una maggiore quantità di plastica riciclata nei prodotti nuovi e a marzo è stato concluso un patto europeo sulla plastica che ha l'obiettivo di accelerare sul riuso e riciclo con una serie di soluzioni innovative che riguardano la progettazione circolare dei prodotti e degli imballaggi in plastica, l'uso responsabile della plastica, il riciclaggio delle materie plastiche e l'uso di plastica riciclata. E diciamo, questa è una parte di ciò che sta accadendo, perché poi ovviamente sono allo studio, ad esempio, i requisiti obbligatori riguardo alla quantità di plastica riciclata per vari prodotti, misure per limitare l'uso delle microplastiche che vengono intenzionalmente aggiunte ai prodotti e anche l'immissione involontaria di microplastiche nell'ambiente, come avviene ad esempio a partire da alcuni prodotti di abbigliamento. E poi si lavora sul quadro per la plastica a base biologica e per l'uso di plastiche biodegradabili e compostabili. E quando pensiamo alla plastica, in genere pensiamo agli imballaggi. E qui il dato che la Commissione europea aveva fornito è di 172 kg pro capite di rifiuti di imballaggi ogni anno per ciascuno quindi di noi cittadini. Quindi il punto fondamentale è prevenire la produzione di rifiuti. E per farlo occorre introdurre requisiti più stringenti per gli imballaggi immessi sul mercato in modo da favorire riutilizzo e riciclaggio. E occorre anche ridurre la complessità dei materiali di imballaggio e l'eccesso di imballaggi, quindi prevenzione di rifiuti come prima frontiera, ma poi ovviamente occorre anche mantenere l'attenzione puntata sul riciclaggio e qui gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, gli obiettivi di riciclaggio degli imballaggi di plastica sono del 50% entro il 2025 e del 55% entro il 2030. E un ulteriore stimolo ad agire viene dalla proposta che la Commissione ha fatto di inserire una nuova risorsa propria nel bilancio dell'Unione Europea basata sulla quantità di rifiuti di imballaggi di plastica non riciclati. Come sapete, ancora la decisione sulle risorse proprie non è stata adottata, ma insomma si va in questa direzione. Di fatto però, come anche la Corte dei Conti europea ha segnalato qualche giorno fa in un rapporto che è stato pubblicato proprio sul tema della plastica, siamo lontani dal raggiungere questi obiettivi di riciclaggio. Ancora di più in quanto circa un terzo degli obiettivi di riciclaggio è conseguito attraverso l'esportazione in paesi terzi che dal 2021 non sarà più possibile. E in tutto questo, l'ulteriore elemento per favorire il riciclaggio degli imballaggi, dei rifiuti, cioè di evitare che diventino rifiuti e quindi si sia il riciclaggio degli imballaggi, è avere una buona industria del riciclaggio. E in questo momento l'industria del riciclaggio non sta passando un buon momento, primo perché la domanda è bassa e secondo perché i prezzi per la plastica nuova sono bassi.
quindi c'è uno sforzo da fare anche per supportare questa industria e rafforzare il mercato delle materie prime secondarie. Ecco, questo è il quadro d'insieme, diciamo, in cui si pone la questione. La plastica non è destinata a scomparire, ovviamente, ma è parte del nostro futuro, ma per la Commissione europea è indispensabile guidare, in qualche modo il destino della plastica verso un futuro sostenibile. Io mi fermerei qui e vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon lavoro. Dottoressa De Stefanis, grazie mille per questa introduzione a tutto quello che l'Unione Europea sta facendo nel settore appunto della riduzione della plastica, ma anche del suo riutilizzo. Chiederei ora al professor Montini di collegarsi con webcam e microfono. Il professor Montini è un docente di diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Siena, ma è anche il responsabile scientifico del Centro Europe Direct di Siena, con il quale noi abbiamo avviato questa diciamo, intensa collaborazione nel settore di webinar. Professore, prego, le lascio la parola. Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Spero di sì, spero che Sì, la sentiamo sì. bene. Un pochino abbasso la voce, se riesce ad alzare un attimo il microfono sarebbe perfetto. Ok, provo ad alzare adesso. Sì, la Ok, ho sentiamo. alzato il volume. Va bene, buongiorno a tutti, anche da parte mia, qui da sera, ovviamente siamo tutti in remoto. In zone diverse. Oggi non sono solo perché ci sarà la mia collega, la professoressa Fossi, che parlerà dopo di me, che ringrazio fin da ora. Noi siamo particolarmente lieti di essere ancora una volta con voi. Ringrazio Claudia Salvi e tutto lo staff che ha reso possibile questo evento. Per noi è un piacere continuare questa collaborazione con Europa. Con il Centro Europe Direct Roma Innovazione e con il Formet VIA, perché è un piacere, diciamo, poter portare anche i nostri studi, la nostra expertise, la nostra attività di formazione e di informazione sui temi europei. Il tema della sostenibilità, diciamo, a tutto tondo qui all'Università di Siena, è un tema su cui stiamo lavorando ormai da molti anni, ancora prima che queste tematiche diventassero, direi, tra virgolette, di moda negli ultimi tempi. Sicuramente stiamo seguendo con piacere l'impegno della nuova Commissione europea, come ha ricordato la dottoressa De Stefanis, a partire dal lancio del Green Deal praticamente un anno fa. La Commissione europea, fin dal suo avvio, ha messo al centro il tema della sostenibilità, il tema della transizione verde, della transizione ecologica, che è uno dei punti centrali del Green Deal e più in linea più complessiva, direi, di tutta l'azione della nuova Commissione europea che, come è noto, sarà in carica fino al 2024. Quindi sono anni che purtroppo viviamo con difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19, che purtroppo, a quanto sembra, è destinata a restare con noi ancora per un po'. Però in parallelo, diciamo, la Commissione europea stiamo vedendo che non si sta scoraggiando nel cercare di contemplare l'emergenza con quelle che sono, diciamo, le priorità che la Commissione si è data prima che l'emergenza arrivasse. Come detto, ormai anche l'azione in materia di economia circolare, che già in realtà era cominciata a livello europeo dal 2015, e l'azione specifica sulla plastica che era cominciata nel 2018, quindi prima diciamo, dell'entrata in servizio della nuova commissione, adesso, come ha in parte anticipato già la dottoressa De Stefani, sono state riviste e rilanciate dalla Commissione europea nell'ottica del Green Deal. Per cui adesso abbiamo, diciamo, anche uno strumento più solido. Abbiamo anche la possibilità di avere un maggiore sostegno economico europeo alle iniziative che dovranno essere fatte e alle iniziative sia legislative e amministrative di buone pratiche che dovranno svilupparsi sia a livello europeo sia a livello degli Stati membri. In questo senso è interessante ricordare,
due o tre punti che vengono dalla strategia europea sulla plastica, che è un po' diciamo, la cornice di riferimento anche del nostro evento di oggi, che poi in realtà andrà più propriamente a vedere anche le buone pratiche sviluppate in Italia e che sicuramente sono molto interessanti in quanto in questo settore ancora più che in altri c'è bisogno di iniziative dal basso che facciano scuola anche a livello europeo. In questo senso devo dire che molto spesso si ricorda, come appunto abbiamo ricordato anche nella presentazione del nostro webinar di oggi, si ricorda come centrale questa nuova direttiva della Commissione europea, dell'Unione europea del 2019, la 2019-904 sulla plastica monouso, che avvia una lotta e una messa al bando di alcuni prodotti di plastica monouso. Fra l'altro questa direttiva deve essere recepita dagli stati entro il luglio del 2021, quindi diciamo è prossima a una sua piena attuazione. È importante questa direttiva perché è un primo passo concreto verso il cambio di cultura, di mettere veramente al bando certi prodotti, di sostituire alcuni prodotti che purtroppo sono tra i più responsabili, come ci dirà anche Cristina Fossi, dell'abbandono della plastica nei mari, quindi prodotti di plastica monouso e le microplastiche. Però diciamo bisogna, come dire, ricordare che questa direttiva sulla plastica monouso si iscrive in un progetto più ampio della Commissione europea e dell'Unione europea, che è un progetto di creare, come dice la strategia europea sulla plastica del 2018, creare una vera e propria nuova economia della plastica, per cui l'Europa si è data come obiettivo ambizioso quello di incentivare, ad esempio, una nuova ecoprogettazione dei prodotti in plastica, degli imballaggi, degli altri prodotti in plastica, accelerare un miglioramento dei sistemi di raccolta, un più alto tasso di riciclaggio, perché ancora oggi in gran parte la plastica o non viene riciclata o il riciclaggio, come lo sappiamo, avviene inviando la plastica all'estero e recentemente la Cina ha cominciato a bloccare le importazioni e quindi questo obbliga l'Europa a rivedere anche la sua progettazione sul riciclaggio della plastica. In alcuni casi viene incenerita, non è in gran parte il problema dell'Italia, ma è un problema a livello europeo. Quindi, diciamo, per non dire ovviamente di quello che è il tema centrale del nostro webinar, cioè la plastica che finisce purtroppo nei mari. Questo è un problema enorme a livello globale, ma purtroppo è un problema enorme anche a livello del Mediterraneo. E quindi diciamo che queste buone pratiche su cui noi oggi ci confronteremo devono essere viste in questa logica di ripensare completamente l'approccio europeo alla pratica, non solo dal lato, diciamo, finale, ma proprio in tutto il ciclo di vita dei prodotti di plastica. Quindi in questo senso viene questa iniziativa di oggi che si lega a tutta una serie di iniziative che come Europe Direct Siena, che io qui rappresento in collaborazione con Europe Direct Roma Innovazione e col Formex PA, stiamo portando avanti sul macro tema, direi, del Green Deal e dell'economia circolare. Quindi ringrazio tutti coloro che sono con noi oggi, ringrazio anche oggi numerosissimi partecipanti a questo webinar e auguro ai relatori che mi seguiranno un buon lavoro e ringrazio tutti. Grazie mille, professor Montini, grazie anche per aver un po' ripreso qualche informazione sulla direttiva sulla plastica monouso, che appunto era stato anche il tema del webinar dello scorso anno. Ora lascerei la parola alla professoressa Fossi, che è docente di ecologia ed ecotossicologia dell'Università di Siena, che ci parlerà del problema dell'inquinamento del Mediterraneo causato dalle microplastiche. Professoressa, può collegarsi con la webcam e il microfono? Mi sentite? Mi sentite? Siamo bene, prego, prego. Benissimo, vedete anche lo schermo? L'ho già condiviso? Sì, vediamo tutto, è perfetto. Perfetto, allora, innanzitutto ringrazio gli organizzatori dell'evento perché penso sia veramente un punto focale mettere insieme gli aspetti della ricerca, gli aspetti della governance nel tentativo di mitigare l'impatto di questa problematica a livello ambientale.
diciamo, la mia presentazione vuole avere fondamentalmente lo scopo di far vedere quanto il mondo della ricerca, e in particolar modo il mondo della ricerca che si è sviluppato negli ultimi 10 anni dell'Ateneo Senese, può contribuire in maniera attiva anche in termini di fornire alla governance strumenti adeguati per individuare adeguate azioni di mitigazione. E per questo ho il piacere di presentare oggi appunto le attività che il mio gruppo ha svolto dal 2010 in poi intorno a questa tematica che, come diceva appunto il mio collega Montini precedentemente, ora è diventata per alcuni aspetti anche un trend topic, no? Per cui si sente parlare del tema della plastica in mare, dai DVD Hollywood a il Papa Francesco. Quindi il mio obiettivo è anche quello di cercare di vedere dal punto di vista concretamente scientifico quali sono le informazioni su questo tema delle plastiche in mare, in particolar modo delle microplastiche nel Mediterraneo. Quando parliamo di microplastiche, tanto per ridare una definizione scientifica, intendiamo frammenti di plastica, come quelli che vediamo in questa slide, di dimensioni inferiori a 5 mm. E questi frammenti di plastica, che sono pervasivi in tutti gli ecosistemi, sia terrestri che marini, dalle fosse oceaniche alle spiagge, hanno fondamentalmente due origini, come già stato accennato precedentemente dalla collega della Commissione europea. Esistono microplastiche primarie, che sono quelle che provengono direttamente dall'industria e che servono a costituire il pellet per la produzione degli oggetti, molti dei quali appunto che sono rappresentati dalla plastica monouso, e dalle microplastiche secondarie, che sono quelle rappresentate in questa diapositiva, che sono legate alla frammentazione di grossi oggetti. Ora, il problema che noi abbiamo cercato di affrontare da molti anni è cercare di capire qual è la situazione del tema, sul tema delle micro e macroplastiche, scusate, in Mediterraneo, e sicuramente la voce più autorevole in questo campo dal punto di vista della governance è rappresentata dalla UNEP MAP, in particolar modo dalla Convenzione di Barcellona, che già nel 2015 aveva dichiarato che il Mediterraneo è una delle aree più affette al mondo dal problema del Mar in Litter. E questo per tutte le motivazioni che sappiamo: un'area fortemente antropizzata, un bacino chiuso, grande traffico navale, grande attività nelle coste. E il quesito fondamentale che abbiamo cercato di affrontare già più di 10 anni fa è cercare, essendo appunto ecologi ed ecotossicologi, cercare di capire cosa avviene sulla biodiversità del Mediterraneo. Questo è un tema fondamentalmente legato alla tematica che stiamo affrontando oggi. Giusto per dare alcune informazioni, alcune specie carismatiche come il tonno, le tartarughe marine, i capodogli, sono gravemente impattate dalle microplastiche, dalle plastiche, qui parliamo di macroplastiche, quindi addirittura abbiamo riscontrato recentemente in alcuni capodogli del Mediterraneo più di 25 kg di plastica nello stomaco. Tanto per dare alcuni dati, attualmente 91 specie di vertebrati marini sono stati riscontrati, impattati dal tema delle plastiche e delle microplastiche. E in questo scenario, come abbiamo detto, ovviamente il tema dell'impatto del Mar in Litter e delle microplastiche a livello globale ha attratto moltissimo l'attenzione, non solo dal punto di vista mediatico, ma anche dal punto di vista della ricerca. E qui vi ho riportato quello che è il trend attuale delle pubblicazioni delle microplastiche negli ultimi 10 anni. Tanto per farvi vedere quando l'Università di Siena si è affacciata su questa tematica, vi ho riportato il primo lavoro che abbiamo pubblicato nel 2012 su questo tema, che fra l'altro è il primo lavoro pubblicato sul Mediterraneo, insieme a quello di François Galgani di 2 mesi precedenti, sulle microplastiche nel Mediterraneo. In questo lavoro si sosteneva che il Mediterraneo ha in certe aree delle concentrazioni di microplastiche molto simili a quelli dei grandi vortici oceanici, chiamati erroneamente le isole di plastica. Professoressa, chiedo scusa se la interrompo, può attivare la webcam? Perché non la vediamo. Pensavo di Se ci averla riesci. attivata. Eccoci.
Ora? Mi sa che ho... Perfetto, grazie, grazie mille. Chiedo scusa. Dopo la presentazione invece ecco, ok. Allora, il dato fondamentale qual è? Che questa informazione è stata ottenuta grazie per la prima volta a un progetto pionieristico finanziato dal Ministero dell'Ambiente che ha avuto appunto questa lungimiranza di capire già 10 anni fa che questo era un problema che impattava fortemente il Mediterraneo. Finanziandoci una ricerca su una delle specie carismatiche del Mediterraneo che è la balenottera comune. Questa, la balenottera è un animale che, come sapete, si nutre filtrando l'acqua e se quest'acqua, come appunto l'acqua presente nel santuario Pelagos, dove vivono le balene, è fortemente contaminata da microplastiche, questo può rappresentare un grosso rischio per la specie. Ma questo giusto per descrivervi come è nato, diciamo, l'idea da parte dell'Ateneo Senese, in particolar modo del nostro gruppo, di dedicarci a questa problematica. C'è qualcosa che non va nella diapositiva. Allora, però, indipendentemente da questo aspetto, indipendentemente dal fatto di sapere che il Mediterraneo è una delle aree più contaminate al mondo da plastiche e microplastiche, è ovvio che esistono ancora alcuni gap conoscitivi da chiarire, tipo qual è il reale impatto sulla biodiversità, quali sono le aree hotspot più contaminate del Mediterraneo, qual è l'impatto su, diciamo, i serbatoi della biodiversità come le aree marine protette, e infine, legandosi alla salute umana, qual è l'impatto sul settore della pesca, le conseguenze sulla salute umana e come si possono disegnare delle azioni di mitigazione e di riduzione in funzione di queste informazioni. Per questo è nato 10 anni fa il progetto Plastic Buster. Il progetto Plastic Buster, che ha questo nome un po' fumettistico, è nato proprio grazie ad un'idea di un importantissimo network coordinato da Siena, come ha accennato anche il mio collega precedentemente, quindi nato sotto la bandiera delle Nazioni Unite per l'SDG, quindi voi sapete che Siena è il hub mediterraneo del Sustainable Development Network, e nel 2013 il progetto Plastic Buster, che aveva proprio l'obiettivo fondamentale di partire a creare la prima diagnosi sugli impatti delle plastiche e delle microplastiche nel Mediterraneo, unendo insieme la sponda sud e la sponda nord, è stato definito come flagship project di questa iniziativa. A seguito di questo, il progetto ha ricevuto una notevole attenzione a livello mediterraneo, in particolar modo nel 2016, quando è stato labellizzato come progetto pilota da Union for Mediterranean, e successivamente, in questa odissea nella ricerca di finanziamenti per poter realizzare questo nostro sogno scientifico, il progetto è stato finanziato nel 2018 dalla Commissione europea attraverso un bando Med Interreg che coinvolgeva e coinvolge fondamentalmente i paesi del nord del Mediterraneo, e nel 2019 è stato finanziato attraverso il progetto Common nella sponda sud del Mediterraneo attraverso il progetto NCBC. Contemporaneamente, appunto, il progetto è stato anche, diciamo, labellizzato dalla Blue Med Initiative della Commissione europea, e parlerò inoltre anche di un'altra iniziativa che abbiamo portato avanti come gruppo, che ha l'obiettivo di definire gli impatti delle plastiche, le microplastiche nel settore della pesca. Molto brevemente vi volevo descrivere gli obiettivi e gli output di questo progetto. Il primo è appunto il Plastic Buster MPA, che ha l'obiettivo proprio di studiare l'impatto delle plastiche e delle microplastiche nel serbatoio della biodiversità del Mediterraneo, che è rappresentato dalle aree marine protette. Questo progetto vede coinvolti 15 partner e 17 partner associati, che mettono insieme il mondo della ricerca e il mondo della governance. Tanto per capire quant'è l'output verso il mondo della governance, sono presenti come partner associate UNEP MAP, appunto la Convenzione di Barcellona, Ministero dell'Ambiente italiano, spagnolo e altri. Qual è l'obiettivo fondamentale di questo progetto e la sua novità rispetto a tutti i progetti che esistono su questa tematica a livello europeo? È quello di coprire l'intero ciclo del Marine Litter,
partendo dalle azioni di monitoraggio a azioni che valutano l'impatto sulla biodiversità e l'impatto sulle aree marine protette e l'identificazione degli hotspot, ma fondamentalmente quello di creare delle azioni specifiche di mitigazione in funzione delle azioni diagnostiche che abbiamo fatto. L'obiettivo finale, l'output finale è quello di ovviamente trasferire queste informazioni in termini di governance, quindi attivare un dialogo molto produttivo sia con la Convenzione di Barcellona e la Strategia Marina, che sono, diciamo, i due pilastri fondamentali con l'Union for Mediterranean, che regolano questa tematica a livello mediterraneo. Tanto per entrare nel dettaglio come questo progetto può servire anche in termini di governance a influenzare certe azioni future, uno degli obiettivi è stato proprio quello di creare una metodologia armonizzata per diagnosticare la presenza delle macro e microplastiche nell'ambiente, ma soprattutto creare una metodologia armonizzata per capire il reale impatto sulla biodiversità. Il reale impatto sulla biodiversità che non è basato solo sulla stima della presenza di plastiche o di microplastiche sugli organismi che popolano i nostri mari, ma andando oltre nel fare una diagnosi ecotossicologica, stimando ad esempio i livelli di contaminazione da additivi delle plastiche trasferiti in questi organismi e gli effetti ecotossicologici. Tutte queste metodologie sono state messe a punto in una serie di aree marine protette che vanno dalla più grande SPAMI, la più grande, diciamo così, area marina protetta pelagica del Mediterraneo, per il santuario Pelagos dei mammiferi marini, fino a aree più piccole come l'area marina protetta di Zante, l'area delle Baleari. E l'obiettivo fondamentale è quello di applicare in tutti i casi questa metodologia diagnostica per rispondere a quesiti che abbiamo visto, e da questa metodologia diagnostica, una volta identificate le sorgenti, le fonti e gli impatti, disegnare specifiche azioni di mitigazione. Questo è il messaggio fondamentale di questo progetto. Quindi passare dalla diagnosi alla mitigazione. Vi do un esempio: noi sappiamo che una delle forti impatti sulla aree marine protette e non solo nel Mediterraneo, rappresentato dalla presenza delle retine di plastica che servono per la molluschicoltura. Una delle attività che stiamo svolgendo nel nostro laboratorio, in collaborazione anche con Novamont e altre istituzioni, è quello di provare a utilizzare delle bioplastiche per contribuire appunto a una crescita blu o verde del Mediterraneo con un materiale che potrebbe, perché siamo ancora in oggetto di studio, creare meno impatti sulla biodiversità. Infine, uno degli ultimi aspetti del progetto, che è una delle forze del progetto, è quello di creare questo link fra politica e scienza, la famosa Science Policy Interface, per cui tutte queste informazioni che noi stiamo ottenendo e otterremo, perché il progetto ovviamente è in corso, saranno trasferite dopo appunto ai pilastri della governance mediterranea. Cosa abbiamo fatto fino ad ora? Molto brevemente, abbiamo portato avanti uno dei monitoraggi più ampi che sia mai stato fatto nel Mediterraneo, in particolar modo nell'area del santuario Pelagos, dove vivono appunto cetacei e le balene, e l'approccio innovativo è stato quello di fare una valutazione simultanea della presenza di macro e microplastiche e di verificare gli effetti sulla biodiversità. Per questo abbiamo già iniziato a ottenere delle mappe di hotspot, cioè a vedere realmente, sia avvalendosi dei modelli di distribuzione, sia avvalendosi dei dati teorici, dove realmente le plastiche si accumulano nel Mediterraneo, ma fondamentalmente abbiamo cercato anche di dare una risposta a uno dei quesiti fondamentali: capire cosa avviene negli organismi che vivono in quest'area, ad esempio focalizzandosi su una delle specie che sono animali più carismatici del Mediterraneo, come le balenotte a comune, che noi studiamo con questo approccio non letale, che è la biopsia cutanea. Su questa biopsia cutanea stiamo portando avanti delle indagini ecotossicologiche innovative, come ad esempio l'indagine del metaboloma e del trascrittoma, scusate, e dell'esposoma, al fine di valutare
la totale esposizione a composti inquinanti in quest'area, tanto per dare un'idea delle indagini. Uno degli aspetti però molto importanti di cui ci stiamo occupando è anche l'impatto delle microplastiche sulle catene trofiche, questo sappiamo è un argomento che ha un'enorme attenzione dal punto di vista mediatico. Scusate. Sapete che questo è quello che interessa, diciamo, un po' all'uomo della strada e non solo, ma anche a una notevole attenzione in termini di governance. E questo è un aspetto molto importante su cui stiamo lavorando e i dati della FAO fino a qualche anno fa e anche ora confermano che in realtà l'impatto delle microplastiche sulle catene trofiche è estremamente limitato. Proprio perché il numero di microplastiche individuate nelle specie è relativamente limitato e fondamentalmente in termini di rischio della salute umana, come vedremo, noi realmente le specie ittiche che mangiamo, noi le evisceriamo e non ingeriamo le microplastiche che esse contengono. Però un tema molto importante da collegare a tutta questa storia è il fatto che molti dei composti che sono presenti nelle plastiche sono distruttori endocrini. Quindi l'attenzione deve essere posta non tanto all'ingestione o meno di microplastiche, ma alla possibilità da parte delle plastiche e delle microplastiche di trasferire al tessuto edibile dei composti che potrebbero avere capacità di distruzione endocrina. Vabbè, l'Università di Siena con altre istituzioni hanno lavorato dal 2015, iniziando con grandi pesci pelagici, tonno e pesce spada, in cui è stata evidenziata per la prima volta la presenza di microplastiche. Abbiamo fatto in collaborazione con ISPRA tutta una serie di indagini in cui si vedeva quale poteva essere gli effetti tossicologici ed ecotossicologici sulle specie, fino ad indagare specie edibili basate su diverse strategie trofiche e pubblicare dei primi dati appunto sul Mediterraneo in cui si vedeva che alcune specie ingeriscono più di altre microplastiche. E questo argomento lo riprenderò nell'ultima parte. Uno degli aspetti però fondamentali della nostra, diciamo, strategia, in particolar modo sotto l'egida dell'Union for Mediterranean, è stata quella di trasferire le metodologie che stavamo sviluppando nel sud del Mediterraneo. Questo è avvenuto grazie a un finanziamento europeo di NCBC con il progetto Common. In sintesi, questo progetto ha uno degli obiettivi fondamentali di creare questo monitoring network nelle aree di interesse ecologico nel Mediterraneo, trasferendo gran parte delle metodologie che abbiamo sviluppato in alcuni paesi della sponda sud, come la Tunisia e il Libano. Quindi, in particolar modo, l'obiettivo è quello di riportare queste metodologie nelle aree che vedete riportate in questa diapositiva e trasferire proprio tutti quegli approcci metodologici che vi ho descritto precedentemente, cioè il monitoraggio armonizzato del marine litter nell'ambiente, ma anche il monitoraggio dell'impatto sulle specie ittiche e sulla biodiversità in aree di minore sviluppo dal punto di vista tecnologico. E questo è quello che stiamo conducendo attualmente. Ultimo punto che volevo trattare, che è di notevole importanza, è il tema dell'impatto del marine litter sul settore della pesca e il coinvolgimento dei pescatori. E questo è molto legato a una legge che abbiamo sentito parlare molto recentemente, che dovrà andare in approvazione, che è la legge Salvamare. Questa attività l'abbiamo svolta recentemente, concluso il progetto qualche giorno fa, grazie a un progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole con i bandi FEAMP, e ha proprio l'obiettivo fondamentale di affrontare questo problema. Cioè, un pescatore quando cala una rete in mare, oltre al pescato, regolarmente porta in barca chilogrammi, tonnellate di marine litter macroscopico come questo, ma anche marine litter che può essere rappresentato da quelle diciamo microplastiche che noi sappiamo presenti nell'ambiente, che potrebbero essere state ingerite dalle specie ittiche. Quindi noi sappiamo che questa è una problematica molto ampia, però era fondamentale individuare alcuni aspetti che servono dopo anche a regolare la governance.
quali sono, ad esempio, le principali tipologie di rifiuti marini che impattano la pesca nel Mediterraneo, in particolar modo in Adriatico, quali sono gli impatti sulle specie ittiche di valore commerciale e infine quale può essere il ruolo dei pescatori in questo disegno generale, legato proprio al discorso della legge salvamare. Per questo abbiamo portato avanti questo progetto che vedeva coinvolto due importanti marinerie dell'Adriatico, Chioggia e Civitanova Marche, ma l'aspetto fondamentale è stato quello più innovativo di portare insieme in sinergia varie attività che coinvolgevano il mondo della ricerca e il mondo della pesca, facendo coinvolgere direttamente i pescatori nel recupero dei rifiuti marini dai fondali, nel monitoraggio di questi da parte dei ricercatori, ma simultaneamente anche valutare la presenza del macroliter sulla superficie delle queste microplastiche in connessione alla stima diciamo, possibile impatto sulle specie ittiche. Tutto questo ovviamente dopo era legato a un'attività di sensibilizzazione dei pescatori e un'attività di divulgazione. Quali sono i principali output? Quali sono, ad esempio, rispetto al primo quesito, le principali tipologie di rifiuti marini? Noi abbiamo monitorato per un'attività, un periodo abbastanza lungo, tutti i rifiuti marini riportati e il dato fondamentale è quello, conferma esattamente quello che abbiamo sentito dire dai colleghi precedenti, che il 70% dei rifiuti che abbiamo trovato sui fondali erano costituiti da plastica di articoli monouso. Quindi, in particolar modo nella categoria dei principali top 7, i primi quattro erano rappresentati dai sacchetti di plastica, i frammenti di foglie di plastica, le bottiglie e continuatori di bevande e infine le famose retine dei molluschi cultura. Quindi gli imballaggi costituiscono gran parte di queste sorgenti, ma gran parte di questi sorgenti provengono da terra, ma c'è una parte che proviene anche dal mare. E uno degli aspetti interessanti, ad esempio, di questo progetto è stato quello di vedere per la prima volta una correlazione significativa fra la presenza di rifiuti in mare e il traffico marittimo in certe aree di cargo e di tanker. Quindi tutto questo cosa ha portato a cercare di dare una risposta anche a uno degli quesiti fondamentali, che è cercare di capire cosa succede nelle specie ittiche. Nelle specie ittiche è venuto fuori il dato, che è il tipico dato mediterraneo, per cui circa il 20% degli individui esaminati presentavano plastica, quindi vuol dire su appunto 10 individui, 2 presentano plastica, ma con una concentrazione di plastica molto limitata, che può andare da 1 a 4 pezzetti di plastica. L'aspetto fondamentale però qual è? Che legandolo appunto al concetto del trasferimento alle catene trofiche, noi ci dobbiamo ricordare che se anche sono presenti le microplastiche, queste in realtà vengono eliminate con l'eviscerazione. Inoltre abbiamo fatto tutta una serie di studi per cui in maniera molto sintetica, gli individui che presentavano microplastiche in molti casi avevano livelli di contaminanti, in particolar modo ritardanti di fiamma e effetti ecotossicologici scusate, inferiori a quelli che non presentavano plastica. Questo apre quindi a un concetto fondamentale, che è stato anche affrontato recentemente dalla strategia marina, e qui riporto una delle dichiarazioni di François Galgani. Cioè, questo è un aspetto molto importante, secondo me, per richiamare l'attenzione anche sulla salvaguardia di importanti linee di produzione del nostro mar Mediterraneo. Quindi l'informazione allarmistica che molto spesso viene che mangiando il pesce, mangiamo la plastica, va fortemente ridimensionata.
Mentre d'altro canto vorrei sottolineare ancora una volta l'importanza del ruolo dei pescatori nelle attività di fishing for litter, per esempio della rimozione delle plastiche in mare, ma anche quelle di monitorare tutto quello che avviene. Quindi i pescatori collegati al mondo della ricerca, al mondo della governance, realmente possono contribuire a realizzare strategie di mitigazione, e uno degli esempi potrà essere proprio quello rappresentato dal diretto coinvolgimento dei pescatori nell'ambito della legge salvamare, che speriamo giunga presto ad un'approvazione. Ultimo messaggio che volevo dare, che penso sia abbastanza chiaro nella mia presentazione. Penso che uno dei ruoli fondamentali dei ricercatori, e quindi i ricercatori di Siena si impegnano fortemente in questo, che la disseminazione dei risultati scientifici ha un ruolo fondamentale. Un ruolo fondamentale nella diciamo conoscenza del fenomeno. Tutto questo però deve nascere da dei solidi dati scientifici, e diciamo, il consorzio Plastic Buster al momento si trova un po' alla top 10 delle pubblicazioni su questo argomento a livello mediterraneo. Queste corrette informazioni devono essere trasferite in termini di governance, quindi è fondamentale il ruolo di con noi ricercatori nel suggerire alcuni aspetti salienti nell'identificazione delle strategie future, e questo è quello che facciamo quotidianamente da qualche anno nell'ambito del progetto Plastic Basta, che ad esempio recentemente siamo stati coinvolti proprio nel Senato della Repubblica in una audizione su questa legge salvamare. Fondamentale trasferire queste informazioni a livello mediatico, di nuovo in maniera corretta, nelle nuove generazioni. Fondamentale è eliminare le fake news, e qui di nuovo François Galgani, quello chiamato ironicamente Mr. Plastic, che appunto l'anno scorso con noi aveva sfatato questo mito che nel Mediterraneo, tra la Corsica e l'isola d'Elba, c'era l'isola di plastica. Quindi questo è il mio messaggio: ricerca, scienza, governance devono lavorare insieme al fine di migliorare le condizioni del Mediterraneo e riportare il Mediterraneo in una condizione la migliore possibile. Io vi ringrazio, e se c'è tempo, non so, però se ho sforato, lasciamo, avevo presentato un breve No, video dell'ISPRA. dottoressa, lo proietteremo. L'unica cortesia per poterlo proiettare deve interrompere la condivisione dello schermo. Mentre la collega, tra l'altro, ci caricherà il video, volevo approfittare per ricordare a tutti che stiamo preparando anche noi un comunicato. Ne parlo dopo. C'è qualche problema per la proiezione del filmato? Perché sennò no, penso può essere bloccata.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Non so se ora si sente. Ok, chiedo la cortesia alle colleghe a Raffaella di posizionare la mia presentazione. Sono Mimmo De Caro, di Formez SPA. E l'obiettivo della mia presentazione è parlare un po' della parte della pubblica amministrazione, del ruolo che può avere la pubblica amministrazione nelle politiche, nell'attuazione delle politiche del plastic free. Per fare questo io ho bisogno di introdurre un po' il progetto che Formez sta realizzando su mandato del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che è un progetto appunto che mira ad accompagnare e sensibilizzare le pubbliche amministrazioni nel processo di attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare. Spero che si senta bene, c'è qualcuno che forse sente male, ma proverò a continuare e al limite aumentare il volume del mio. Provo. Sì, ok. Sì, maestro, parla. Allora, qual è lo scopo del progetto? È da una parte dare concretezza alle politiche dell'Unione Europea sulla riduzione delle plastiche monouso, dall'altra risponde anche all'esigenza del Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, di diffondere il più possibile delle pratiche sostenibili di riduzione dell'uso della plastica all'interno delle pubbliche amministrazioni, tenendo presente che il Ministero dell'Ambiente ha già attivato al proprio interno una politica di riduzione delle plastiche monouso. Allora, se questo è il tema, devo dire anche che a me sembra che ci sia come dire, un movimento anche dal basso che ci sta portando, una domanda sociale molto forte, che ci sta portando a considerare in primo piano le politiche di riduzione della plastica. Ecco allora che come dire, abbiamo individuato tre linee di intervento che corrispondono a tre obiettivi specifici che andremo velocemente a vedere. Una linea di intervento mira proprio a delineare linee guida per identificare, per certificare in qualche modo un'amministrazione plastic free. Insieme alle linee guida c'è tutta la parte di normazione che può essere utile, regolamenti, modelli, vademecum, eccetera, che può essere utile a una pubblica amministrazione per attuare politiche plastic free nel proprio territorio. Una seconda azione riguarda appunto la comunicazione, quindi un sito web, ma anche eventi di disseminazione delle pratiche sostenibili plastic free all'interno delle pubbliche amministrazioni. La terza azione è un'azione di assistenza, di affiancamento alle amministrazioni che vogliono diventare, che vogliono accrescere il proprio ruolo nelle politiche plastic free e quindi nella riduzione del consumo di plastica monouso. Quindi dicevo tre obiettivi differenti. Un po' me li ho descritti. Per quanto riguarda la prima linea di azione, ci soffermeremo in questa presentazione soprattutto sul discorso delle linee guida per individuare un'amministrazione plastic free. Ho già riportato un po' il discorso sugli strumenti di comunicazione. Per noi qui è importante iniziare a lavorare sulla rete dei soggetti che stanno attuando politiche plastic free. Quindi utilizzare gli strumenti di comunicazione proprio per mettere insieme le conoscenze, mettere insieme le esperienze e provare a trovare soluzioni comuni. La terza linea di intervento è una linea che prevede di attuare azioni pilota di sperimentazione in due amministrazioni centrali e quattro amministrazioni regionali o locali che vogliono diventare plastic free,
e all'interno di questa linea vedremo nella slide finale un ruolo molto forte, mi sembra che debba avere la scuola, il sistema scolastico e il sistema dell'educazione ambientale allo sviluppo sostenibile. Ecco, tutto parte da una campagna del Ministero dell'Ambiente che in questi giorni, proprio in questi giorni, ha fatto i 2 anni di attuazione, di realizzazione. È stata emanata infatti a ottobre del 2018. Il Ministero dell'Ambiente ha chiesto a soggetti pubblici e privati di aderire alle proprie politiche plastic free. Abbiamo contato 500 adesioni con più di 2.000 iniziative intraprese e si tratta ora di verificare realmente quali sono le azioni messe in campo dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati, di georeferenziare le informazioni attraverso la costruzione del Web GIS, vado un secondo avanti proprio per farvi vedere una prima elaborazione, ma molto parziale, delle iniziative realizzate, e sostanzialmente il tentativo che vogliamo fare è anche quello di raccogliere in un catalogo i casi migliori e anche i casi problematici, cioè quelli che hanno portato a criticità, per verificare appunto come sono stati risolti dalle pubbliche amministrazioni e come possono essere di aiuto alle altre pubbliche amministrazioni. Ecco, qui io vorrei soffermarmi soprattutto sulle adesioni. Abbiamo parlato molto di pubblica amministrazione, enti locali, scuola, università e ricerca, mondo produttivo, ma anche probabilmente il terzo settore. Beh, mi collego alla relazione professoressa Fazzi, sul discorso del mare e sul ruolo che possono avere le aree marine protette, in supporto alle politiche plastic free, proprio per il discorso della pesca e del, ruolo della raccolta dei rifiuti in mare. Credo a questo proposito che sarà messo a disposizione di tutti i partecipanti successivamente a questo evento anche una video intervista con il direttore dell'area marina protetta Regno di Nettuno in Campania, che appunto presenterà un caso molto significativo di alleanza con i pescatori, in cui il ruolo dell'area marina protetta è proprio quello di favorire questa forma di sensibilizzazione non solo al settore produttivo, ma probabilmente a tutti quelli che fruiscono della risorsa mare. Abbiamo già visto la cartina. Allora, a questo punto il tema principale, la domanda principale è perché ci stiamo occupando della pubblica amministrazione. Allora, sicuramente la pubblica amministrazione è quella che fa le politiche, che attua le politiche, pensate all'Unione Europea, abbiamo sentito anche l'intervento della dottoressa De Stefanis all'inizio della Commissione. Della rappresentanza italiana della Commissione europea, probabilmente è da rimarcare il ruolo della pubblica amministrazione anche come domanda pubblica di beni e servizi. Qui i dati sono ovviamente molto ampi, se vogliamo considerare non solo i consumi della pubblica amministrazione, ma anche tutte quelle che sono le forme di finanziamento della pubblica amministrazione che transitano attraverso i programmi europei, quindi quello per esempio dei fondi strutturali o gli altri programmi a gestione diretta di cui ha parlato Claudia Salvi all'inizio. Parlavamo del ruolo di regolazione e pianificazione, immaginate tutto il ruolo della pubblica amministrazione per quanto riguarda la gestione delle coste. Per quanto riguarda appunto gli esercizi che hanno concessioni su aree demaniali e quindi già questo ha un ruolo molto, molto rilevante. A me sembra che sia importante il ruolo di diffusione di buone pratiche, cioè se la pubblica amministrazione è un po' come il buon padre di famiglia, dà l'esempio su come dire, azioni di
comportamenti sostenibili all'interno dei propri uffici, beh, probabilmente questo porterà poi a impatti positivi sui consumi anche delle famiglie e quindi in maniera più ampia rispetto a quello che stiamo strettamente considerando. Ecco perché su, come dire, input molto forte del Ministero dell'Ambiente ci è sembrato opportuno concentrarci sull'elaborazione di linee guida per il riconoscimento del marchio, diciamo, plastic free alle pubbliche amministrazioni. Qui ho provato a fare in uno schema che ora andrò a sezionare per ambiti di tipologie di intervento. Ho provato a evidenziare in questo grafico un crescendo di azioni in termini di coinvolgimento del proprio territorio e quindi coinvolgimento della popolazione. Quindi quello che la pubblica amministrazione può fare in connessione appunto con i territori, innanzitutto con le proprie sedi e con le proprie strutture, per andare poi gradualmente ad ampliare il proprio intervento sul territorio. Allora, proviamo a individuare il primo ambito. Nel primo ambito di intervento noi vorremmo inserire tutte le azioni che investono appunto la propria sede di riferimento. Qui non devo io dirvi che l'impatto della pubblica amministrazione sui consumi di plastica monouso è abbastanza limitato. Pensate che rispetto al totale delle macchinette distributrici di bevande in Italia, il 6% è installato in pubblici uffici e il 13% in scuole e università, quindi stiamo parlando di una cosa molto limitata. E nonostante questo, come dire, il ruolo appunto di diffusione di buone pratiche credo che preveda appunto sistemi di riduzione delle plastiche monouso, delle bottigliette di plastica, tanto per intenderci, attraverso la distribuzione di borracce, di tazze, eccetera. C'è anche un altro discorso che il Ministero dell'Ambiente ha messo in primo piano sul proprio sito, è quello di limitare la vendita di prodotti con imballaggio eccessivo. Quindi c'è una sorta di preferenza verso categorie di prodotti che possono essere a maggiore sostenibilità, qui non solo in termini di imballaggi e di rifiuti prodotti, ma probabilmente anche in termini di salute e di benessere organizzativo in generale. Una terza tipo di azione riguarda appunto la diffusione di criteri di riduzione delle plastiche monouso nelle sedi dell'ente concessi a soggetti terzi pubblici, per esempio le scuole, o privati, ad esempio le associazioni. Cioè la pubblica amministrazione impone nel comodato d'uso per come dire, la concessione ad associazioni di spazi pubblici, di spazi pubblici appunto, chiede all'associazione di attuare politiche plastic free. Infine, immaginate l'impatto che può derivare da una riduzione degli oggetti in plastica monouso, magari in questo periodo di Covid è meno evidente, ma pensate a un periodo precedente, spero in un periodo futuro, a eliminare gli oggetti in plastica monouso in tutti quelli che sono gli eventi organizzati da pubbliche amministrazioni, come possono essere le sagre, i convegni, i seminari, eccetera. Un altro ambito di azione è quello invece che riguarda appunto azioni più forti di riduzione della plastica monouso che riguardano per esempio i criteri ambientali minimi, l'inserimento di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici. Ricordo che questo è obbligatorio ai sensi di una normativa italiana, del collegato ambientale del 2015, ma anche il codice degli appalti ha internalizzato all'interno delle proprie procedure per le offerte economicamente vantaggiose appunto i criteri ambientali. E allora immaginate tutti i criteri ambientali minimi rispetto alla ristorazione collettiva, alle mense sostanzialmente, ai servizi di pulizia,
all'arredo urbano, agli arredi e all'edilizia. Allora, la riduzione anche qui delle plastiche in generale, ma soprattutto delle plastiche monouso, può essere, come dire, di molto impatto sul consumo totale. Ecco, io per mia deformazione professionale credo che la parte di formazione dei dipendenti della PA sia fondamentale. Qui devo dire che i ragionamenti che stiamo facendo sono di una formazione che vada sì sulla maggiore consapevolezza dell'impatto dell'uso della plastica monouso, ma anche sui quelli che noi chiamiamo soft skill, cioè capacità attitudinali, che possono essere rilevanti per queste politiche plastic free, come per esempio il maggiore senso di responsabilità, il guardare le cose in maniera sistemica, la partecipazione e il ruolo di identità che può avere una politica plastic free all'interno dell'ente pubblico. Infine, ci sono tutte le azioni che possono portare a una maggiore sensibilizzazione dei cittadini per la diminuzione dell'utilizzo della plastica e per un corretto differenziazione nella raccolta per arrivare poi a uno smaltimento o possibilmente a un riuso in termini di economia circolare coerente alla riduzione della plastica. Ecco, infine, le azioni più forti riguardano appunto quello di promuovere campagne e iniziative ad hoc per la raccolta dei rifiuti, ma anche per la sensibilizzazione in generale della popolazione. E qui introduciamo il tema del coinvolgimento degli istituti scolastici, su cui vorrei, come dire, ragionare un po' con voi alla fine di questa mia presentazione. Poi c'è un'azione che riguarda appunto la regolamentazione delle attività che prevede una concessione di spazi pubblici per obbligarli a una politica plastic free. Il riferimento qui, nemmeno poi tanto velato, è alla concessione di aree demaniali come possono essere le spiagge e quindi alla richiesta ai concessori di queste aree demaniali attuare politiche plastic free all'interno del proprio esercizio commerciale. Infine, vorremmo analizzare la possibilità di utilizzare la leva fiscale per attuare appunto politiche plastic free e vedere cosa possono comportare in termini di impatto e di riduzione. Ecco, nella terza linea vi parlavo delle scuole. Io credo che questo sia un tema molto importante nelle politiche plastic free. Il primo motivo è perché le scuole già stanno aderendo in maniera molto forte, scuole e università, devo dire, a politiche plastic free, le stanno attuando materialmente all'interno delle proprie scuole e capiamo quanto è molto importante questo tipo di azione in termini di proprio formazione degli studenti, formazione civica. Vorremmo poi, come dire, utilizzare questo progetto anche per aggiornare le linee guida del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e del MIUR sull'educazione ambientale e alla sostenibilità. E qui il tema è di collegare appunto le politiche plastic free alla più ampia strategia internazionale, direi, dell'Agenda 2030 e quindi degli obiettivi di sostenibilità, dei 17 obiettivi di sostenibilità. Infine, come dire, segnalo a tutti, come dire, l'importanza dell'educazione ambientale e alla sostenibilità all'interno della nuova scelta di rendere l'educazione civica un percorso curriculare. Da quest'anno l'educazione civica, appunto, è una delle materie che si insegna nelle scuole. Beh, probabilmente questo dà il senso dell'importanza di questo tema e quindi dell'inserimento del tema plastic free all'interno dell'educazione alla sostenibilità. Ecco, io ho finito qui, ringrazio a tutti per l'attenzione. Segnalo, visto che siete in molte delle pubbliche amministrazioni,
rappresentante di pubblica amministrazione, segnalo la nostra email per qualsiasi informazione aggiuntiva del progetto e per qualsiasi altro dubbio che possa venire. Grazie a tutti, grazie agli organizzatori. Grazie a te Mimmo per averci così un po' illustrato quello che state facendo a livello di pubblica amministrazione. Ora invece lascerei la parola al dottor Riva, che è il direttore del Plastic Free Europe, che ci illustrerà invece qualche buona prassi nel settore produttivo. Prego, professore. Perfetto. Sì, grazie. Ecco, perfetto. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio molto di questa opportunità. Io mi occupo di materie plastiche praticamente da sempre. È la seconda volta che partecipo a questo seminario. Volevo proprio partire da quello che ci eravamo detti la volta scorsa, e questo è l'elenco, l'indice dei punti che abbiamo trattato. Oggi vorremmo focalizzarci e ampliare un po' quello che avevamo detto l'altra volta e dedicarci all'impegno dell'industria delle materie plastiche. Riprendo il titolo dell'intervento: Buona prassi nel settore produttivo, dalle sfide alle opportunità. È proprio questo, e insisto sulla parola opportunità. Quanto sta avvenendo nel mondo, diciamo così, per quanto riguarda il nostro materiale, è senz'altro per l'industria visto come un'opportunità che deve trovare assolutamente delle risposte. Ma noi partiremmo da una definizione della Commissione europea quando ha varato la strategia per le materie plastiche. Ha anche sottolineato qual è la visione dell'industria delle materie plastiche. Ecco, la rileggo: un'industria della plastica intelligente, innovativa e sostenibile. Questo è assolutamente, in cui la progettazione e la produzione rispettino pienamente le esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclo. Noi continuiamo a dire, poi lo vediamo anche durante la presentazione, io ho fatto anche molta ricerca e devo dire che molti anni fa la ricerca, l'industria aveva due direttrici principali per quanto riguarda la propria ricerca. Apro e chiudo una parentesi: l'industria delle materie plastiche in Italia è un'eccellenza assoluta, è stata un'eccellenza assoluta a livello mondiale, ma ancora adesso ha una posizione di assoluta eminenza. Vi ricordo soltanto del premio Nobel a Giulio Natta per la messa a punto del polipropilene. Dicevo, l'industria aveva un tempo due grandi direttrici di ricerca. Una era il diminuire il peso dei propri manufatti e l'altro era assicurare l'assoluta igienicità dei propri manufatti, quindi la sicurezza e la leggerezza. Queste erano le due grandi guidelines che venivano seguite dalla ricerca industriale. Oggi, da qualche anno, se ne è aggiunta una terza, e ci tengo molto a sottolinearla, che è la sostenibilità ambientale. Cioè, oggi, quando si studia un nuovo prodotto, non soltanto si cerca di farlo con il minor peso possibile, e quindi anche questo vuol dire anche un risparmio economico. Non soltanto si continua a garantire il prodotto da un punto di vista della sicurezza e dell'igiene, ma oggi si fa un prodotto, si studia un prodotto tenendo d'occhio l'impatto ambientale di questo prodotto. Quindi lo si studia, appunto, voi vedete, ripetiamo, per eventualmente riutilizzarlo, per poterlo riparare ed eventualmente, alla fine, se proprio non si possono fare
queste prime azioni, alla fine c'è l'opzione del riciclo. Non vediamo altro, salto quasi alle conclusioni, non vediamo altre soluzioni al riciclo, sia esso meccanico o chimico, ma la circolarità del nostro prodotto potrà essere ottenuta soltanto se pienamente tutti i rifiuti verranno riciclati. Ripeto, poi semmai ne parliamo ancora, o meccanicamente o chimicamente. Cosa fa l'industria? L'industria contribuisce all'economia circolare attraverso il riciclo, come abbiamo detto, attraverso la messa a punto di soluzioni per un utilizzo ottimale delle risorse, quello che vi dicevo prima, e poi attraverso l'innovazione tecnologica e la realizzazione di nuovi polimeri. Quindi questi sono un po' gli impegni che l'industria della materia plastiche cerca di che si è assunta e ai quali cerca di rispondere al meglio. Vediamo il riciclo, ma noi facciamo vedere soltanto questa slide. Il riciclo, questa è la situazione del riciclo, diciamo da una quindicina d'anni, a livello europeo. Voi vedete che il materiale, i rifiuti sono aumentati, da 24 milioni circa sono passati a 29 milioni. Il recupero totale, qui c'è ovviamente all'interno di questo recupero anche il recupero energetico, è di circa 21 milioni. Voi vedete il riciclo è la linea gialla, è passato da 4 milioni, è praticamente raddoppiato in questi 15 anni. E soprattutto riteniamo un grandissimo successo il fatto che la messa in discarica sia diminuita da 12,9 a 7,2 milioni, anche se questo rappresenta secondo noi una delle grandissime sfide, poi parliamo nelle conclusioni, grandissime sfide che dobbiamo assolutamente risolvere sia a livello istituzionale che industriale che a livello comportamentale dei singoli cittadini. La plastica che arriva in discarica oppure che viene lasciata nel mare, che viene dispersa, che entra a far parte del problema del marine litter, quella plastica è assolutamente inaccettabile. Quella gestione del fine vita della plastica è inaccettabile. E quindi stiamo facendo veramente il massimo sforzo per evitare che la plastica finisca o dispersa, appunto come vi dicevo, nell'ambiente e poi va a finire nel mare, oppure che se viene raccolta, non finisca però in discarica, ma costituisca una risorsa da utilizzare. Ma dicevamo prima, la plastica, abbiamo fatto soltanto questo esempio, la plastica contribuisce all'utilizzo ottimale delle risorse. Questo per quanto riguarda l'economia circolare è fondamentale. Abbiamo fatto soltanto questi esempi, li abbiamo lasciati così, dell'impatto che hanno gli imballaggi sulla conservazione degli alimenti. E veramente qui le soluzioni che l'industria ha messo a punto, spinta ovviamente anche dalle esigenze del consumatore, sono straordinarie, perché in molti casi la vita del prodotto degli alimenti viene addirittura raddoppiata, se non di più. Vi ricordo che il grande problema, diciamo, ancora dei paesi in via di sviluppo è proprio riguarda l'industria dell'imballaggio, cioè la perdita di cibo dalla raccolta al consumatore è molto superiore al 50%, dove non esiste un'industria dell'alimentazione che valorizzi l'imballaggio. Dove invece c'è l'imballaggio, il problema si evidenzia alla fine della filiera, cioè nello spreco che noi facciamo del cibo. Ecco perché c'è un'esigenza da parte della distribuzione di avere sempre di più la possibilità di consumare, di avere confezioni che sono esattamente proporzionali a quanto viene consumato. La questione del cibo è
una delle grandi questioni planetarie e noi crediamo che un utilizzo intelligente, ovviamente, degli imballaggi risponda a questo. Poi vedremo però il problema di questi imballaggi. Il problema di questi imballaggi è un problema, poi ne parleremo ancora, è il problema del fine vita di questi imballaggi. Cioè noi dobbiamo garantire che gli imballaggi non finiscano dispersi nell'ambiente e se vengono raccolti che vengano opportunamente riciclati. Il riciclo è possibile, il riciclo meccanico, lo diciamo subito, non riesce a riciclare meccanicamente tutti gli imballaggi e ci vuole il riciclo chimico, che è la nuova frontiera che l'industria sta cercando di percorrere proprio per chiudere al 100% il loop dell'economia circolare. Facciamo un altro piccolissimo esempio, ci siamo accorti tutti di quanto è stato fatto attraverso l'ecodesign in termini di risparmio. Per quanto riguarda la quantità di plastica che viene utilizzata per una bottiglia, siamo passati da oltre, io mi ricordo, da oltre 40 grammi per una bottiglia, siamo passati a meno addirittura di 25 grammi, per il tappo abbiamo scritto 1,8 grammi, in effetti ci sono delle soluzioni soprattutto per le confezioni di acqua non frizzante dove il tappo pesa ancora meno, quindi c'è stata una riduzione sostanziale e anche questo contribuisce ovviamente all'utilizzo ottimale delle risorse. È un esempio, ne potremmo fare tantissimi altri, è soltanto appunto per darvi un flash di che cosa vuol dire la plastica nel campo degli imballaggi. Non parliamo di altri campi, ne avevamo un po' parlato forse l'altra volta, ma l'edilizia, l'automobile, eccetera, oggi no, non li tocchiamo, ci fermiamo appunto all'imballaggio, anche perché la problematica sorge soprattutto sul fine vita degli imballaggi e come abbiamo sentito prima, e noi condividiamo assolutamente, dal fine vita degli imballaggi monouso. Come contribuisce l'industria, come continua a contribuire l'industria a un impatto, diciamo, il minore possibile nei confronti dell'ambiente. Abbiamo fatto un esempio, l'industria sforna soluzioni che ovviamente l'input, l'esigenza di queste soluzioni, la necessità viene sempre dal mercato. Qui facciamo soltanto l'esempio di una delle fiori all'occhiello, fra l'altro, dell'industria italiana. Abbiamo parlato di Natta, ma anche qui è stata veramente una grande innovazione che sono state le plastiche biodegradabili. Il sacchetto in plastica biodegradabile consente una miglior raccolta dei rifiuti organici. Vi ricordo che in moltissime mense, proprio per in qualche modo ricollegarmi alla presentazione precedente, in moltissime mense, in moltissimi eventi, a volte vengono usate le plastiche biodegradabili perché queste poi possono avere un fine vita gestito insieme ai rifiuti organici e questo ovviamente comporta tutta una serie di minori effetti sia dal punto di vista economico che ambientale. Ecco, non possiamo non parlare del problema, ne abbiamo accennato prima, del marine litter. E anche qui l'industria, la nostra industria, l'industria delle materie plastiche, contribuisce, io direi, attivamente alla soluzione del problema del marine litter. Come? Innanzitutto minimizzando la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e in particolare delle microplastiche, aggiungerei delle microplastiche primarie, in tutte le fasi produttive. Poi vediamo che cosa vuol dire. Partecipando a programmi e iniziative per una più efficiente gestione dei rifiuti in tutti i paesi, poi lo vedremo, il problema non è europeo soltanto, non è italiano soltanto, noi siamo, fra virgolette, da questo punto di vista, siamo alla posizione apicale della piramide, siamo i più virtuosi certamente. Il grosso problema è il problema degli altri paesi, dei paesi in via di sviluppo che sono privi di risorse, di infrastrutture
di strutture infrastrutturali per la gestione dei rifiuti. E il terzo è partecipiamo attivamente agli schemi di raccolta dei rifiuti in plastica, ovviamente ci sentiamo responsabili, la cosiddetta responsabilità del produttore. E vi parlo brevemente di questo programma Operation Clean Sweep. L'Operation Clean Sweep è un programma che garantisce che in tutte le fasi produttive e logistiche non vengano dispersi i granuli nell'ambiente. Voi vedete, l'abbiamo cerchiato in rosso, i granuli sono fra le principali cause del marine litter primario, diciamo così, di microplastica primaria. Vi ricordo che la principale causa di microplastica primaria nell'ambiente, negli oceani, è data dall'abrasione dei pneumatici, ecco. Quindi, e poi dalle minifibre e così via. Questo è il programma che l'industria ha adottato, sta adottando per tutti i propri centri produttivi, in tutte le fasi produttive, compresa quella della logistica. Ci sono alcuni porti che hanno aderito addirittura a questo programma. E vi parlo brevissimamente di quanto stiamo facendo appunto nei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda la soluzione del problema del marine litter. Ecco qua, anche questa è una famosissima slide sui fiumi che portano a mare rifiuti in plastica. Voi vedete la massima concentrazione è nei paesi asiatici. Voi sapete che la Cina sta varando un grandissimo programma ambientale per evitare tutto questo. C'è il Niger in Africa, ma c'è anche il Nilo, che purtroppo sversa, fra virgolette, nel Mediterraneo, insieme ad alcuni, fra l'altro, degli oratori. Devo ringraziare la professoressa Fossi, stiamo lavorando, proprio sul Mediterraneo, ovviamente il Rio delle Amazzoni. Insomma, è una problematica molto, molto estesa, molto complicata, e ci deve essere l'intervento dei paesi occidentali a supporto di questi paesi che hanno bisogno assolutamente di infrastrutture. Questo è un programma che appunto l'industria ha lanciato, gli investimenti sono cospicui, ma volevo sottolineare dove verranno messi queste risorse finanziarie: infrastrutture, fondamentale, nell'innovazione, nell'educazione. Ne parliamo poi alla fine, però sono molto contento che se ne sia parlato già adesso moltissimo, perché secondo noi è il punto principale, e poi nella bonifica, nella pulizia dell'ambiente. Partecipiamo, come ho detto, alla raccolta. Vi faccio soltanto un esempio di eccellenza europea, che è quella italiana, attraverso il consorzio Coreplan. Voi vedete da quando si è partiti a quando si è arrivati, la curva è una curva davvero esponenziale della raccolta differenziata, che riteniamo il fulcro per una gestione corretta dei rifiuti. Sono le conclusioni, e le conclusioni sono, scusate, siamo saltati. Le conclusioni sono che bisogna ammetterlo, il nostro impegno, io direi anche l'impegno, diciamo, degli istituti, dell'Accademia e così via, non è sufficiente però. È necessario, e questo lo ripetiamo con estrema forza, è necessario raggiungere il 100% di raccolta differenziata se vogliamo ottenere davvero un'economia circolare. Un 100% di raccolta differenziata della plastica a fine vita. Questo è cruciale. Vi do un dato. Praticamente nulla di quanto viene raccolto in modo differenziato va in discarica. Non solo non viene disperso dall'ambiente, ma non va in discarica. E quindi il fattore chiave, l'abbiamo visto anche prima, condividiamo in pieno, il fattore chiave per il raggiungimento degli obiettivi dell'economia circolare è l'educazione. L'educazione di tutti i cittadini. Bisogna partire ovviamente dalle generazioni più giovani, sono molto sensibili. Dobbiamo insistere perché, come diciamo sempre, il rifiuto in mare non ci va da solo, qualcuno l'ha buttato. E quindi sono indispensabili quelle campagne a cui faceva riferimento, il professor De Caro. È indispensabile che le campagne di sensibilizzazione diventino obbligatorie nei programmi scolastici. E mi sembra che con questo ho chiuso, e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie. Grazie
Dottor Diva, grazie mille per questo interessante intervento e anche per questo appello sul fatto che le campagne di sensibilizzazione sono fondamentali per incidere, diciamo, sulla società. A questo proposito, volevo invitare lei, ma anche tutti gli altri relatori, ad approfittarne di noi, nel senso, se avete bisogno di fare delle campagne di promozione, in qualche modo noi come Europe Direct possiamo essere utili per diffondere l'informazione sul territorio, contattateci perché saremo ben lieti di ospitare ulteriori iniziative di questo tipo. Grazie mille. Ora lascio la parola alla dottoressa Toto di Cittadinanza Attiva, invece per vedere qualche buon esempio nel settore della società civile. Dottoressa Toto, se si collega anche con microfono e webcam, cortesemente. Perfetto, Eccomi. Grazie le lascio. mille. Intanto buongiorno, grazie per l'invito e grazie davvero per tutti gli interventi estremamente interessanti ed istruttivi. Io, diciamo, mi ricollego immediatamente a quello che è stato l'ultimo intervento e le conclusioni e l'appello a campagne di sensibilizzazione sia all'interno delle scuole ma anche alla cittadinanza in generale e questo, diciamo, un po' il cuore di soggetti come Cittadinanza Attiva e soggetti della società civile che svolgono quotidianamente attività orientate proprio a queste finalità. Spendo due parole proprio per descrivere che cos'è Cittadinanza Attiva. È un'organizzazione, un movimento di partecipazione civica che è stata fondata nel 1978 proprio per promuovere l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, ma anche per la cura dei beni comuni e il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. Dal 2000 Cittadinanza Attiva è riconosciuta anche come associazione dei consumatori nazionalmente di riferimento ed è iscritta nell'elenco del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico. L'essenza dell'attività di cittadinanza attiva è proprio richiusa in questo motto che utilizziamo, e cioè fare cittadini è il modo migliore di esserlo, cioè l'azione dei cittadini consapevoli dei propri poteri e delle proprie responsabilità rappresenta proprio una modalità per far crescere la democrazia e per tutelare i diritti dei cittadini, ma anche per promuovere la cura quotidiana dei beni comuni. Per mezzo delle attività che quotidianamente svolge, Cittadinanza Attiva quindi vuole rafforzare proprio l'intervento dei cittadini nelle politiche pubbliche, intervenire, come abbiamo detto, a difesa di cittadini e consumatori, ma anche attivare le coscienze e modificare appunto comportamenti dannosi per l'interesse generale, che è appunto un tema che si lega in modo diretto a quello di cui stiamo discutendo oggi, così come la protezione, il prendersi cura dei beni comuni e fornire agli stessi cittadini gli strumenti per dialogare a un livello più consapevole con le istituzioni e con le imprese e per costruire alleanze e collaborazioni proprio come strumenti indispensabili a risolvere i conflitti, a promuovere i diritti, ma anche, diciamo, a costruire dei percorsi che possono sicuramente andare nella cura dell'interesse comune. Entro subito nell'oggetto dell'intervento, che è un progetto di cui ci stiamo occupando, che si chiama appunto Generazione SpreKO, che è vincitore dell'avviso 1 del 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, proprio la Direzione Generale del Terzo Settore, e che nelle linee guida diciamo, era riservata a quei progetti che in qualche modo potessero contribuire al raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. In particolare, il nostro progetto si pone nell'obiettivo 12, che è quello che vuole garantire modelli sostenibili di produzione e consumo,
E le principali aree di intervento sono proprio quello di stimolare e supportare il corretto riutilizzo, il riciclo e il conferimento dei beni a fine vita, piuttosto che promuovere proprio la conoscenza di vantaggi sociali, ambientali ed economici legati ad un consumo sostenibile e responsabile. E poi proprio lo sviluppo della cultura della cittadinanza attiva, definita in modo staccato e non come diciamo, associazione, e in particolare come si accennava prima, in particolare tra i giovani, sia mediante un intervento più strutturato all'interno delle scuole, che auspichiamo nel senso dell'allargamento appunto di quella promozione dell'educazione civica che ci sembra assolutamente indispensabile, sia mediante un coinvolgimento dei giovani in senso diciamo più ampio. Lo scenario in cui si pone il nostro progetto, lo sappiamo, è questa drammatica appunto incompatibilità tra quelli che sono i limiti ambientali del pianeta, invece un modello di produzione e di consumo che è basato molto spesso sulla logica dell'usa e getta e che quindi prevede dei comportamenti lineari anziché di comportamenti circolari, lineari che prevedono un andamento per cui si ha un utilizzo di un oggetto e la produzione di un rifiuto, mentre quella a cui vogliamo arrivare è appunto questa promozione della circolarità, in virtù della quale non esistono rifiuti, ma ci si trova di fronte a nuove risorse. Chiaramente è un obiettivo di ampio respiro e sappiamo bene che prima di poter arrivare ad una realtà del genere ci sono ancora numerosi passaggi che devono essere fatti. Quindi è necessario un cambiamento significativo degli stili di vita e dei modelli di produzione e consumo proprio per entrare in un'ottica di promozione dello sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità. E in questo senso il progetto vuole proprio proporre delle azioni volte a stimolare un impegno congiunto di tutti gli attori del panorama sociale con il coinvolgimento diretto dei cittadini che devono diventare protagonisti delle nuove scelte, appunto dei nuovi stili di vita che devono essere improntati appunto al rispetto dell'ambiente, alla diffusione dell'economia circolare e dei modelli di sviluppo più sostenibile. Quindi le tre indicazioni principali che ne derivano sono ovviamente il ripensamento dei propri consumi, una maggiore conoscenza dei rifiuti che si producono e ovviamente anche una conoscenza del sistema di gestione dei rifiuti per partecipare attivamente in modo corretto, perché se è vero che in una economia di tipo circolare l'obiettivo è quello di arrivare a rifiuti zero, però nella realtà attuale esistono i rifiuti e per fare in modo che l'impatto ambientale sia limitato bisogna fare in modo che le attività di raccolta e gestione dei rifiuti nei singoli territori venga predisposto in modo corretto e che i cittadini partecipino al conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste. Purtroppo non è una realtà ancora ampiamente diffusa in modo omogeneo sul nostro territorio nazionale, anche se numerosi passi in avanti sono stati fatti negli ultimi anni in termini di raccolta differenziata, che anche dal nostro punto di vista è qualcosa di fondamentale, ci sono ancora delle zone del paese dove non è assolutamente diciamo, ancora implementato il sistema in termini ottimali. Il progetto prevede
In particolare quattro fasi di sviluppo che sono tutte accompagnate da un'attività di comunicazione e sono le fasi di mappatura dei territori per andare a selezionare poi dei territori specifici in cui concentrarci maggiormente a seconda delle necessità, una fase di formazione, una fase di azione vera e propria e una fase di implementazioni di partnership. Per quanto riguarda la fase di mappatura, è proprio quella fase finalizzata alla raccolta di informazioni da parte dei territori, come l'abbiamo portata avanti e come la stiamo portando avanti. Abbiamo realizzato una consultazione civica per rilevare la partecipazione appunto dei cittadini al corretto conferimento dei rifiuti e anche sulla percezione che loro hanno scusate, che loro hanno sull'adeguatezza del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nei propri territori. È una consultazione a cui hanno partecipato circa 4.000 cittadini intervistati. È abbastanza variabile a seconda delle zone del paese, quindi il livello di soddisfazione sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. Scusate, mi vanno avanti in automatico le slide. È ovviamente procedendo da nord a sud il livello di soddisfazione decresce. La plastica è sicuramente il materiale che a detta dei cittadini intervistati è quella che viene differenziata e conferita maggiormente in termini corretti. Il problema è la diffusione della plastica all'interno delle abitazioni e nei comportamenti di consumo, mentre una situazione di maggiore criticità rispetto al conferimento dei rifiuti abbiamo riscontrata rispetto ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e al conferimento degli oli alimentari esausti e da qui diciamo poi la decisione di concentrarci in modo più specifico su questi due tipologie di rifiuti. Per quanto riguarda la plastica, però, abbiamo introdotto all'interno della consultazione anche un focus sull'utilizzo e sul consumo di acque minerali, nel senso che sappiamo benissimo che il nostro paese è uno dei principali, anzi forse quello che attinge maggiormente all'utilizzo di acque minerali e nel fare ciò, ovviamente la scelta ricade in modo principale sulle acque in bottiglie di plastica, con tutto quello che poi ne deriva in termini di smaltimento, riciclo e diciamo appunto corretto conferimento. Quindi l'altro aspetto su cui si vuole incidere è anche riportare i cittadini ad un uso più corretto della risorsa idrica e a un maggior consumo dell'acqua di rubinetto mediante una campagna di promozione dell'acqua di rubinetto che nel nostro paese comunque è di buona qualità, sottoposta a controlli stringenti, ma purtroppo c'è da questo punto di vista una mancanza di fiducia dei cittadini, considerato che nel passato c'è stato comunque un ampio ricorso a delle deroghe sui parametri di qualità dell'acqua e con problemi principali, soprattutto in alcune aree del paese che sono quelle meridionali e quelle delle isole, sottoposte in alcuni momenti a razionamenti della risorsa idrica e che quindi diciamo sono meno propensi anche per problematiche che ne derivano all'utilizzo dell'acqua da rubinetto e quindi più propensi all'acquisto di acqua imbottigliata. Infatti diciamo il dato cresce in maniera ulteriore proprio in queste zone. Abbiamo, per quanto riguarda la plastica, anche invitato, e cercheremo di diffonderlo quanto più possibile, a fare un esperimento, diciamo, una ricerca all'interno delle proprie abitazioni, andando a verificare
nei diversi ambienti della propria casa e quindi andando al di là del materiale in plastica usa e getto, ma diciamo invece di una presenza più strutturata, qual è la presenza all'interno della propria abitazione? Facendo un esperimento è venuto fuori come all'interno di un'abitazione, in un quadro totale di oggetti pari a 3.400, ci siano oltre 800 oggetti di plastica, concentrati ovviamente in modo più forte in cucina, ma anche negli studi e all'interno dei propri bagni. Quindi diciamo, un focus del progetto sarà anche indirizzato all'invito ai cittadini a fare proprio un censimento di quanto sia diffusa la presenza della plastica, anche quella non necessaria, come si potrebbe diciamo, invece ovviare nella propria abitazione. Altra mappatura ha riguardato una raccolta di buone pratiche locali in tema sempre di produzione e consumo sostenibile e ne abbiamo censite un centinaio suddivise nelle diverse tipologie, diciamo, nelle diverse filiere che fanno riferimento alle tappe dell'economia circolare. L'intenzione è proprio quella di portare maggiormente a conoscenza l'esistenza di queste buone pratiche, perché spesso vediamo che ci sono una serie di censimenti nel nostro paese, però queste buone pratiche non vengono replicate e diciamo, sono oggetto esclusivo dei territori che le hanno promosse, quando invece quello che vorremmo fare è portarle a conoscenza anche in altri territori e capire se ci sono i presupposti per fare in modo che appunto si diffondano maggiormente. La formazione è la fase finalizzata al trasferimento di conoscenze e competenze ai nostri referenti locali, ma anche all'ampia cittadinanza in tema di sostenibilità ambientale. Quindi abbiamo strutturato tutto un percorso di formazione tramite una piattaforma e-learning alla quale stanno accedendo e continueranno ad accedere circa 250 partecipanti, e poi però la produzione anche di materiale informativo sulle tematiche oggetto del progetto con relativi approfondimenti che sono accessibili a tutti dal sito web del progetto e che hanno a che fare appunto con tematiche come il concetto di sostenibilità ambientale, economica e sociale, la riduzione appunto di plastica e imballaggi piuttosto che la lotta all'obsolescenza programmata, e altre tematiche come efficienza e risparmio energetico, anche efficienza idrica, riuso, riparabilità e riciclo, e ovviamente il corretto conferimento dei rifiuti, come dicevo prima, con un focus dedicato ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e agli oli esausti. Le azioni sono le fasi centrali del progetto e si concretizzano con la realizzazione proprio di attività territoriali Covid permettendo, soprattutto nel caso dei villaggi della sostenibilità, perché sono delle attività che devono essere svolte proprio in presenza, le giornate della raccolta che fanno riferimento proprio alla promozione della raccolta dei piccoli RAEE piuttosto che dell'olio alimentare esausto, i mercatini del riuso e degli eventi sportivi sostenibili come la cosiddetta Refutlon, cioè la raccolta di rifiuti mentre si partecipa a queste gare ad hoc realizzate proprio in tal senso, con il supporto dell'altro partner di progetto che è AICS, cioè l'Associazione Italiana Cultura e Sport. La promozione delle partnership è importantissimo, la possibilità di promuovere appunto delle partnership strategiche, dei percorsi di collaborazione sia con gli enti locali che con aziende e altri
altri soggetti proprio per valorizzare la dimensione locale come effettivo spazio di azione e confronto e quindi in quest'ambito esercitare i diritti di cittadinanza, costruire nuove reti di relazioni che siano basate su appunto la solidarietà piuttosto che sull'impegno civico collettivo, una responsabilità diffusa. La socializzazione di ciò che si apprende e naturalmente la partecipazione attiva nell'implementazione dei processi che vengono messi in atto. Tutta la serie di attività è accompagnata da una campagna social, multicanale e sito web. Vogliamo costituire la cosiddetta generazione SpreKO, che per quanto è molto indirizzata ai giovani, che sono i soggetti principali appunto della nuova generazione che implementi, speriamo, delle pratiche, degli stili di vita più corretti e sui quali diciamo forse si può agire in modo migliore, visto che siamo in presenza di soggetti che non hanno ancora dei comportamenti e degli atteggiamenti strutturati e più difficilmente modificabili. Quindi vengono presi degli esempi virtuosi di singoli cittadini che sono accomunati da un senso di responsabilità da trasmettere a tutti proprio con il compito e l'obiettivo di rendere la generazione SpreKO, una tribù sempre più vasta, con l'invito a chiunque di unirsi proprio a questa generazione. E per concludere vorrei, non so se riesco a farlo io da qui, farvi vedere un video che sta sul sito del progetto. Questo è il sito del progetto. Il video però ce l'ha inviato prima? No, Ah, ecco, io pensavo che lo potevo. No, forse lo dovete inviare no, voi è no, no. Ma lei collegato ce l'aveva inviato? al Lei ce sul lo aveva link. inviato? Basta premere sul link. Forse io da qui non posso farlo, lo dovete fare direttamente voi, però se non è possibile poi, insomma, invito chiunque ad Provo. andare sul sito www.generazionesprekpo.it dove ci sono altre informazioni. E visto che si è fatto riferimento nei vari interventi a diciamo, forme di collaborazione anche per la promozione di queste attività sui territori, io la colgo sia nei confronti di Europe Direct, ma invito qualsiasi altra realtà delle pubbliche amministrazioni anche se vogliono a dare una disponibilità per poter organizzare anche nei rispettivi territori delle manifestazioni o degli incontri diciamo, di collaborazione per la promozione appunto di attività di sensibilizzazione verso l'ampia cittadinanza per una modifica di stili di vita e renderli partecipi del cambiamento effettivo. E con questo concludo e vi ringrazio. Intanto la ringraziamo e ringrazio anche tutti gli altri relatori, però vi chiedo ancora un minuto di pazienza perché c'è una domanda da parte degli utenti che vorrei rivolgere, ma prima di fare quello volevo innanzitutto ringraziare tutti i relatori per questo evento che è stato secondo me molto interessante. E poi volevo in particolare ringraziare ancora una volta i partner di questa iniziativa che è lo Europe Direct dell'Università di Siena, in particolare anche proprio la dottoressa Angelita Campriani, che è sempre portatrice di tanti stimoli interessanti e quindi poi ci induce a organizzare queste attività. Allora, un nostro utente ci dice, Rosanna Fazio in particolare, mi chiedevo, per raggiungere la percentuale del 100% della raccolta differenziata, si potrebbe intervenire o si sta già intervenendo sul packaging per semplificare le operazioni di smaltimento dei rifiuti in maniera corretta? E penso che forse a questa domanda la persona più adatta sia il dottor Riva. E vedo ancora, sì, eccolo. Sì,
Sì, è una domanda che ci facciamo continuamente anche noi. Certo, c'è un grandissimo sforzo sul cosiddetto eco-design per semplificare l'oggetto, l'imballaggio, perché sia sempre più possibile metterlo nella raccolta differenziata perché non si perda. Bisogna dire però che ad oggi il problema della circolarità è quello a cui accennavo prima, e cioè purtroppo per ragioni di caratteristiche che gli imballaggi devono avere, cioè di impermeabilità, cioè di resistenza all'umidità e all'ossigeno, che sono i due grandi nemici del cibo, bisogna usare i cosiddetti multistrato, cioè dobbiamo usare più polimeri sovrapposti in film estremamente sottili. Questi polimeri messi insieme non possono essere riciclati meccanicamente. Ecco dove interviene la funzione del riciclo chimico, che è assolutamente complementare. Perché il riciclo chimico permette la rottura di questi polimeri per poi farne di nuovi. Rimane però l'assoluta necessità che la gestione del fine vita dei rifiuti, dei rifiuti di imballaggio, di tutti i rifiuti, venga gestita correttamente e venga avviata la raccolta differenziata. Perfetto, grazie mille. Vedo che non ci sono altre domande. Allora, ringrazio di nuovo tutti i relatori e vi invito veramente a tenerci in considerazione nel momento in cui volete organizzare delle azioni di informazione sia per le pubbliche amministrazioni, ma più in generale per tutti i cittadini. Saremo ben lieti di ospitare questi eventi perché questo è un tema che a noi sta molto a cuore. Quindi non è detto che non ci sarà un nuovo appuntamento sempre su questo argomento in futuro. Grazie mille. L'ultima cosa che volevo ricordarvi è che sulla pagina dell'evento renderemo disponibili le presentazioni e anche a breve un video che stavamo realizzando che noi speravamo di poter avere pronto per oggi, ma per dei problemi tecnici non è stato possibile, ma lo renderemo disponibile sulla pagina dell'evento a breve. Grazie ancora sia ai relatori, ma anche ai partecipanti, anche a tutti gli altri Europe Direct che ho visto partecipare alla giornata di oggi. Arrivederci a tutti. Arrivederci, arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie mille, grazie.